la guancia sull'asfalto e dorme con la guancia sull'asfalto, lungo quanto una scopa col cappello a una spanna. Gli passano le ruote dei camion che lo sfiorano di lato, e quello che somiglia ad una bara è il suo motel di carta per la notte. E c'è chi lo sacrifica nel fuoco, mentre i passanti sono un po' indignati, ma diligente prende appunti il cuoco. Doldane è anche uno dei poeti di tradizione religiosa più importanti che noi abbiamo attualmente, probabilmente con Marco Beck e col compianto Luigi Commissari, che era di dovere dalle nostre parti. Ovviamente è una tradizione che viene da Dante Alighieri in senso stretto, l'esempio più alto di cattolicesimo che noi abbiamo esportato in tutto il mondo, e la sua poesia religiosa, che matura soprattutto in questa raccolta E hanno visto il sesso di Dio, questa che è uscita dalla Nuova Rosminiana di Mimesis, esce nel 2019 e raccoglie appunto un cospicuo numero di poesie religiose.
una tradizione molto importante, spesso sottovalutata nel Novecento, perché con l'idealismo di stampo crociano tutti i rapporti fra poesia e etica e religiosa venivano considerati non poesia, perché erano spuri rispetto alla grande tradizione lirica della poesia petrarchesca. Da Il Chiodo Fisso, Via Crucis. Terza stazione. Cade la prima volta. Gira sopra la macina del cielo e a bagli sinistri manda il suolo. E Cristo è bianco come una candela. Allora, come corpo morto cade, batte il ginocchio contro la pietraia, da cui scintille, incendiano gli sterpi, come se fosse la pietra focaia. Ottava stazione. Incontra le donne di Gerusalemme. Quando c'è l'aria di tirar le cuoia, secondo come si usa al sud, le donne strillano in coro fino a dare noia. Confrontarle con tutta la mosnada, certo, son persino quasi gigli, ma Cristo taglia corto. Lacrimate su voi, gli dice, poi sui vostri figli. Dodicesima stazione. Muore in croce. È così poco il corpo che è rimasto, spremuto fino a un ultimo di voce, che pare pitturato sulla croce. E man mano che i pugni, anche sugli occhi, la luce vista è sempre minore, e alle 3 in punto della meridiana non ne ha voluto più sapere il cuore. Tredicesima stazione. È consegnato alla madre. Bastoni le sue ossa. Il corpo un fico. Lo calano che è un sacco di patate. Si adagia come l'acqua in una buca. Maria, che lui l'ha avuto nella pancia, lo sdraia su di sé, gli fa da stuoia, lo culla coi singhiozzi in cui lo serra, li culla entrambi il sisma della terra. La religione dei 30 denari, neanche poi spesi per davvero, mi affascina. E ancor più leggere Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Per chi, come me, crede che gli oggetti siano la parola in cui va esprimendosi la natura, i libri di quei quattro sono un prontuario. Lì vi si elencano martelli e tenaglie, scale a pioli e legni incrociati, dadi e tuniche. Ancora si espongono corde, fruste, monete, unguenti, pani, reti, barche, pesce fritto, recipienti colmi di vino. Sono della partita anche i chiodi, le lance e i sudari. Così come la natura si esprime attraverso gli oggetti, penso che lo stesso identico discorso valga per la divinità. Ti, questi oggetti, utili attrezzi,
mentre interagiscono rumorosamente fra di loro, possono far accedere alla metafisica. È la percussione dei loro interscambi, del loro affrontarsi, a costituire la colonna sonora o la sinfonia stessa della religiosità. Non è un caso che il jazz nasca quasi all'improvviso, ma non certo dal nulla, fra i più semplici e non accademici. Anche il jazz è fatto di percussioni, con le sue radici nel blues e nel gospel. La loro percussione viene dai colpi imperti dagli strumenti nel lavoro agricolo degli schiavi, ma anche nel suono non silenziabile delle percosse da loro subite nell'essere accolti e integrati. Battendo furiosamente una mazza su dei chiodi mostruosi, scaturiscono scintille che sono la luce divina della spiritualità.